Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oggi siamo al sacrario di Rimosa e vediamo come fare a completare il sacrario e prendere anche tutti gli scrigni. In questo caso è uno solo. Fermare il vento. Il sacrario si trova esattamente nelle terre di Ebra, a nord-est della torre di Ebra. Esattamente qui vicino allo stallaggio del Nevaio. Allora, vediamo un attimo come funziona. Qui ci sono un sacco di ventilatori che fanno girare il vento in maniera antioraria. E ce ne sta uno che ci frega perché ci sposta, ci ferma il flusso del vento. Allora, vediamo questa sfera qua. La sfera la dobbiamo mettere al centro, naturalmente. Se proviamo a lanciarla non ci arriva. O ci arriva? Se fossimo corsi da quella parte, avremmo potuto finire il sacrario. Incredibile. Ok. Però non è questo che vogliamo fare. Allora, quindi prendiamo innanzitutto questo coso qui. Un calamitron. Non lo possiamo prendere se sta in stasi. Ah, capito. Questa è una nuova cosa che abbiamo imparato dopo ore di gioco. Mettiamo questo qui più o meno al centro qui. Perfetto. Poi prendiamo questo altro blocco e lo mettiamo qui in maniera tale da fermare il ventilatore che ci blocca il flusso. Abbiamo fermato. Incredibile. Ok. Poi questo qui lo mettiamo tipo qua e ci penserà il vento a fargli fare tutto il giro. Noi lo posiamo per terra. E corriamo da questa parte. Abbiamo un sacco di tempo, non è che dobbiamo proprio correre pesantemente. La palla dovrebbe fare il giro, è andata dentro. Perfetto, adesso dobbiamo solamente non carnare il salto qui, che sembra facile, ma come al solito potrebbe essere davvero difficile. Infatti adesso che torniamo sicuramente lo sbagliamo. Ok. Uno. Due. Incredibilmente non l'abbiamo sbagliato. Ragazzi, questo è quanto. Se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Altrimenti ci vediamo in un nuovo tutorial nella prossima puntata di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao!